Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Ascolta, è il primo di tutti i comandamenti della Bibbia. Sì, sono 10, ma prima di quei 10 c'è quest'unico. Ascolta. La fede viene dall'ascolto, non dalle visioni. E se questo è vero, allora vuol dire che ci sono anche parole da ascoltare. Abramo, vattene dalla tua terra, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. È l'invito della prima lettura di questa domenica. Abramo non ha mai visto Dio, l'ha ascoltato. Ascoltare non vuol dire sentire e basta, ma fare quello che si è ascoltato. Cioè obbedire. Sì, questo verbo rischia di essere estromesso dal vocabolario perché secondo alcuni non sarebbe più molto di moda, ma esprime bene l'atteggiamento di tutti quelli che credono. A Dio si dà obbedienza. Non per obbligo, per costrizione, ma per fiducia, cioè liberamente. L'autorità dello Stato potrà anche metterci sull'attenti, costringerci, ma un padre o una madre no. Non c'è nessuno più debole di un padre che dice a suo figlio ascolta. E quel figlio può obbedire, ma può anche voltare le spalle e andarsene sbattendo la porta. Anche Dio Onnipotente è un padre debole quando parla o comanda ai suoi figli. Abramo è padre di tutti i credenti perché si è fidato di Dio. Deve aver pensato che Dio, anche se non lo si vede, non lo si può toccare, è comunque degno di fiducia più di qualunque altro. Certuni, anche tra i cristiani, pensano che credere significhi accettare l'idea che Dio esista da qualche parte, oppure riferirsi a Lui di tanto in tanto con qualche preghiera biascicata alla meno peggio. No, questa sarà religiosità, se si vuole, ma non è fede, la fede è altra cosa, è fiducia data in piena libertà. Ecco ciò che rende capaci di ascoltare e di obbedire. Anche perché quella che Dio dice non ha di mira i suoi interessi, ma è una parola che riguarda i nostri interessi, la nostra vita. E se ci comanda qualcosa, accettando anche il rischio che gli voltiamo le spalle, è perché ci vuol bene. Solo chi ama sa accettare anche delusioni e sconfitte da coloro che ama. Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Su quel monte dove Gesù si lascia vedere per qualche istante trasfigurato, è ancora questo accalorato invito di Dio a risuonare. È come se dicesse, ecco come potreste diventare. Volete davvero realizzare in pienezza la vostra vita? Ebbene, ascoltate Lui, Gesù, dategli fiducia, mettete le sue parole davanti a tutto, fate quello che vi dirà. Costa? C'è un prezzo da pagare? Lui l'ha pagato molto più alto. E poi, forse anche la vita quel prezzo, Dio è fonte della vita, sa ripagare al di là di ogni attesa, oltre ogni immaginazione. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.